Vediamo come il libro Maldi illustra e spiega i calori specifici dei gas perfetti. Riporta la definizione di calore specifico come la quantità di calore che bisogna dare per riscaldare un chilo di sostanza di un Kelvin. Questa è l'inversa della legge fondamentale della termologia, Q uguale calore specifico per massa per l'aumento termico, l'innalzamento termico. Dice Amaldi, per solidi e liquidi non c'è bisogno di aggiungere altro, per i gas invece l'aumento di temperatura dovuto a uno scambio di calore dipende dalla particolare modalità con cui avviene il riscaldamento. E quindi si scelgono due particolari trasformazioni a volume costante e a pressione costante. Allora il calore specifico a volume costante è quello di prima, ma con riferimento a un'isocora. E quello a pressione costante invece è quando la trasformazione è unisobara. Amaldi fa questa precisazione che solidi e liquidi, quando vengono scaldati, subiscono la dilatazione termica, quindi non è possibile mantenere costante il loro volume. È possibile però mantenere costante la loro pressione, quindi nel caso di solidi e liquidi è sottinteso che questi calori specifici è quello a pressione costante. Il libro Amaldi riporta le due figure che avevamo già visto nei video precedenti. A me non piace il modo in cui è stata disegnata la seconda figura, in particolare delta U, perché delta U deve essere uguale al delta U precedente, sia quindi per l'isocora che per l'isobara. Mentre invece, siccome questa ellisse l'ha disegnata più piccola, sembra che questo delta U sia minore del precedente, invece sono uguali. Andando avanti, anche Amaldi dice che il calore specifico a pressione costante è maggiore del calore specifico a volume costante. Amaldi utilizza i calori specifici per unità di massa anziché per mole. Per questo motivo il calore specifico per chilogrammo, quindi per unità di massa, è uguale a quello molare, che è un mezzo gradi di libertà per R diviso la massa molare. È questa relazione qua, il calore specifico per unità di massa, cioè per chilogrammo, è quello molare, cioè quello per mole, diviso la massa molare. Il calore specifico a pressione costante si ottiene da quello a volume costante, sommando R fratto M. Sommeremmo soltanto R se questi fossero calori specifici molari. Ma siccome sono per unità di massa, cioè per chilogrammo, allora bisogna, sommare al calore specifico a volume costante R su M e quindi si ottiene questa espressione. Infine, il libro Amaldi introduce l'indice adiabatico, rapporto fra i due calori specifici, quello a pressione costante diviso quello a volume costante, e fa vedere che questo rapporto viene L più 2 su L, oppure che è lo stesso 1 più 2 su L. E giustamente fa notare che questo rapporto è sempre maggiore di 1 perché il calore specifico a pressione costante è sempre maggiore di quello a volume costante. Infine, in questa tabella, il libro Amaldi riporta i calori specifici per unità di massa, quindi per chilogrammo, a volume e a pressione costante, l'indice adiabatico. Li ricava da queste due formule, quindi metà dei gradi di libertà per R diviso la massa molare. Perciò per i gas monatomici, 3 gradi di libertà, bisogna prendere 3 mezzi, i gradi di libertà diviso 2, per R diviso la massa molare. Mentre invece per i gas biatomici bisogna prendere 5 gradi di libertà, dimezzarli per R diviso la massa molare. E questo è il coefficiente, è il calore specifico a volume costante per unità di massa. Per passare all'altro calore specifico a pressione costante, sempre per unità di massa, bisogna sommare R su M. Oppure utilizzare questa formula che è la stessa cosa, per cui bisogna aggiungere al numeratore ai gradi di libertà più 2, quindi 3 diventa 5, 5 diventa 7. Infine, nel rapporto tra i due calori specifici, per trovare l'indice adiabatico, basta applicare questa regola, L più 2 diviso L. Quindi se L è 3 viene 5 terzi, altrimenti se L è 5 viene 7 terzi. Anzi, dovrebbe essere 7 quinti. E infatti 7 quinti fa 1,4. Quindi qua il libro Amaldi ha sbagliato, 7 quinti. Oppure semplicemente si fa il rapporto, 5 mezzi diviso 3 mezzi è come 5 terzi, 7 mezzi diviso 5 mezzi è come 7 quinti, senza bisogno di utilizzare questa regola. Infine il libro Amaldi qua dimostra come si ricavano quelle formule. Il calore specifico a volume costante sempre per unità di massa,
e quello a pressione costante sempre per unità di massa.